Stavamo passeggiando qui all'ombra, anche se oggi in realtà c'è la pioggia, della Ciocchina. Abbiamo incontrato Vittoria Maria Passera, un volto noto per la Saronno di qualche anno fa, anzi qualche mese fa. Che fine ha fatto? Beh, io come da copione ringrazio e saluto ovviamente il mio numeroso pubblico e popolo internauta che ha sempre seguito calorosamente tutti i nostri appuntamenti con la settimana di Saronno. Ovviamente un benvenuto anche virtuale a Piero da Saronno, con il quale è sempre stato ospite più che gradito nella nostra redazione e ovviamente ha permesso di entrare nelle case di tutti. Ovviamente era un ritorno in qualche modo alle origini, non soltanto alla professione ma anche alla città, e quindi non poteva mancare, insomma, veramente un ritorno a casa. Sì, ma a casa da dove? Che fine ha fatto? Ma al momento faccio un po' la pendolare, ma sto seguendo un progetto editoriale legato alla città di Novara e Arona, che ha di per sé quattro testate, che sono Novara Oggi, Ticino Oggi, Giornale di Arona e Giornale di Verbania. Una sfida davvero importante, estremamente grande, che è ovviamente molto significativa, ma sono arrivata con le ossa abbastanza preparate da quelli che sono stati lunghi anni saronnesi. Come ha trovato Saronno, visto che non la vedeva da qualche mese? Non la vedevo da parecchio e devo dire che mi è mancata molto. Devo dire, mi è mancata molto, è stato veramente più che un ritorno a casa. Un saluto allora ai saronnesi, oltre che al popolo degli internauti. Beh, un saluto indubbiamente a tutti i saronnesi che hanno sempre seguito tutti gli appuntamenti frizzanti che questa città ha sempre avuto modo di presentare e di regalare, e un saluto caloroso, nonostante questa giornata uggiosa e particolarmente fredda, al numeroso popolo internauta. Ovviamente io mi auguro che anche questo, come ci siamo detti qualche mese fa, ormai in un anno già messo in soffitta, che sia anche questo un arrivederci, non si sa quando, però mi fa veramente piacere di poter ritornare ogni tanto nelle vostre case, di aver ritrovato anche soltanto virtualmente voi. Vi ringrazio e vi do appuntamento veramente a prestissimo. E grazie. Un saluto a Piero da Saronno. Beh, ovviamente a quest'uomo meraviglioso che ci ha sempre permesso di entrare nelle case di tutti, di dare un volto, dei nomi anche alla storia, per cui davvero un abbraccio virtuale a Piero da Saronno.